Bentornati su Chef in Cucina, amici di Rete 8. Anche oggi vi saluto dalla costa dei Trabocchi, da Caldora, Punta Vallevò, con il nostro chef Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi, signore. Allora, oggi torniamo a fare il pesce fashion, lo chiamiamo. Il pesce fashion, più fashion della... dell'Adriatico. Uno sgombro, che a te piace tantissimo, e devo dire che ce lo hai presentato in mille modi. In mille modi. Oggi facciamo il milleunesimo modo. Milleunesimo modo, sì. Anzi, lancio un appello, se c'è qualche stilista, qualche cosa, che mi vuole aiutare, tipo, non so, tanti chef famosi vengono aiutati dagli stilisti, sì, a creare qualche accessorio con la pelle di sgombro. Con la pelle di sgombro, perché no? Magari qualcosa che rimanda proprio alla... una fantasia sgombrata. Mica per forza sto coccodrillo, per forza sta... Ma è bellissimo, guardate qua, a meraviglia. Questa è bellissimo. Davvero. Va benissimo. Allora, oggi facciamo... Sono appassionata anche di moda io, oltre che di cibo, e devo dire che questa cosa la condivido. Allora, sa, oggi c'è inverno, campagna... Verdure spontanee. Erbe spontanee, sì, infatti verdure no. Facciamo uno sgombro, sì. Lo facciamo una tempura molto molto lenta. Molto easy. Sì, molto molto lenta, non proprio attaccata, okay. si deve rompere questa tempura, deve dare solamente quel pochino di croccante per rispecchiare la natura selvatica, la natura grezza dello sgombro, non può essere una tempura precisa. Lo facciamo con una crema di patate che abbiamo fatto anche altre volte, un'altra, sì, una patata bollita oppure cotta al vapore, schiacciata, mm-hmm, un goccio di latte e viene frullata. Abbiamo questa crema di patate che va a dare la nota dolce al piatto, perfetto. Abbiamo bisogno di un po' di borragine, sì, farina e sgombro. E poi facciamo una tempura, come dicevo, acqua freddissima e un po' di farina. Frizzante, sì. E un po' di farina, quindi, e facciamo questa tempura. Quindi veramente pochi ingredienti, sì. La borragine, ecco, per chi ha la fortuna di vivere in campagna, è veramente una verdura, un'erba spontanea chiaramente identificabile, cioè questa la so cogliere anche io. Da quei fiori viola poi... È proprio, si riconosce, non possiamo sbagliare. Quindi fatevi una passeggiata, è veramente, si trova adesso in questo periodo. Ma sì, le campagne sono piene, sì, sì. I cacigni, le borragini. Io sono fortunata perché ho ancora... mia nonna e mia madre che conoscono le erbe spontanee e quindi ogni tanto le vanno a raccogliere, mia madre adesso soprattutto, e io non ancora imparo bene, e infatti lo dovrei fare perché insomma queste sono cose che vanno tramandate, però la borragine devo dire che è veramente facile da identificare perché insomma... Ma sì, è inconfondibile dal fiore di infatti viola, devo dire che questa mattina quando sono arrivata io pensavo che Marco avesse preso un mazzo di fiori per me perché andava con... perciò mi sei venuto incontro sì, al parcheggio, ho detto, c'è un regalo per me, invece andava con questo mazzone di borragine con questi fiori viola che io comunque avrei apprezzato perché preferisco sempre che uno mi regala un mazzo di rape, un mazzo di borragine piuttosto che un mazzo di rose perché insomma li riesco ad utilizzare meglio, chef. Bella questa, un bel mazzo di verdura mista, poi magari se uno me lo porta anche pulito, è proprio perfetto, vero? È verissimo, eccoci qua. Perfetto. Ma quanto ti piace sfilettare? Ma il nostro mestiere è questo, il pesce poi va... No, ma io ti ammiro tanto, chef, perché potresti tranquillamente prendere i filetti già fatti, invece ogni volta ci fai vedere come si fa e a forza di vedere noi impariamo, insomma, è importante questa cosa. È vero, non è la stessa cosa, però tante volte uno pensa, cioè però si pensa che anche nei ristoranti, e qua faccio la critica poi al ristoratore che poi è anche un imprenditore, che comprare questi prodotti semilavorati, già puliti, congelati, surgelati, che sia sinonimo di risparmio. Io penso che sia sinonimo invece di non voglia di lavorare, non passione per il lavoro che si fa, perché non è che costano poco, perché quelli costano un sacco di soldi. Guarda, io sono una volta parlando con Peppino Tinari, che saluto, che è veramente un grande, perché no io non lo saluto. ciao Peppino veramente lui disse che insomma se vuoi essere un grande chef, mi fece un esempio, no? Prendi un agnello, tu devi saperlo dissossare, devi saper recuperare tutte le sue parti, esatto, e questa è una cosa importantissima, fondamentale. È vero, cioè si parte proprio dalla conoscenza della materia prima per poi insomma fare i vari upgrade del caso, però perfetto. Allora, olio caldo, sì. Prendiamo delle foglie di borragine, sì.
Che facciamo? Le faccio vedere una cosa, anche se il pentolino è un po' rustico, ma non fa niente. Acqua? Acqua. Sì. Questa è una cosa che le dobbiamo pastellare. No, dobbiamo solamente passare la farina in maniera molto... Così, molto semplice. Molto semplice. Questo deve essere un piatto gustosissimo, chef. Se esce bene, sì. No, uscirà bene sicuro, poi io lo mangio lo stesso. Perché se esce male a te è il bene mio, quindi va bene, no? Cioè il tuo uscire male corrisponderebbe al mio uscire eccellente, no? Sì. Allora, ecco qua, lasciamo in farina, così la farina si assorbe tutta la parte liquida. E abbiamo le foglioline di borragine. Perfetto, ci teniamo da così parte. Da parte. Poi? Le patate già vi ho spiegato come le abbiamo fatte, la tempura ve l'ho spiegata. Sì. Quindi adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo pastellare la... Adesso dobbiamo semplicemente... Lo sgombro? Semplicemente cuocere e impiattare. Ma che meraviglia! Questi piatti li hai nel menu, chef? E sono piatti, sai, un po'... sai, noi siamo sempre legati molto... Li alterno molto negli antipasti, sì. Oppure quando facciamo delle serate particolari, serate a tema, lanciamo questi piatti. Certo. Perché mettere solo piatti di tradizione, innovazione non va bene. Dobbiamo sempre rispecchiare, perché per esempio non mi può mancare la cozza di pieno, non mi può mancare... Quanto è buona! Quindi sono piatti che non posso... Sai che dobbiamo rifare una volta il calamaretto ripieno? Come no? Lo dobbiamo fare perché quelli che fai tu io li riconoscerei in mezzo a mille. In mezzo a mille. Fa piacere. Sono veramente buonissimi, no, veramente ti escono una meraviglia. Ecco, lo sgombro, dopo che lo abbiamo sfilettato, ci ricaviamo a forma di rombo, così diamo una forma anche più carina e soprattutto abbassiamo i tempi di cottura. Ora prendiamo la borragine. Andiamo prima con la borragine? Sì. Perché ho bisogno di una fiamma più forte, così la fiamma che fa mi abbassa, la borragine mi abbassa la temperatura dell'olio. Però in questo caso ho necessità di olio forte, sì, per la croccantezza della borragine. Qui venire, qui venire. Posso venire, chef? Tu sei disgraziato. Che bella però, praticamente la farina si deposita solo sulle venature della borragine. Sulle venature, sì, perché il resto Bellissima. Si stacca. Perché nella venatura abbiamo linfa. La linfa contiene liquidi. Clorofilla? Liquidi. Liquidi? No, giusto. È un liquido la linfa. E di conseguenza... Che belle. Il nostro chef Antonio Di Giovacchino le fa pastellate, con quella pastella praticamente, eppure sono buonissime. Ma Antonio poi queste cose... Lui sai che fa? Esce fuori un attimo, dice aspetta, va fuori al giardino, coglie quello che deve cogliere e poi torna in cucina, è fantastico. Ha un orto praticamente accanto alla cucina. Ed ecco la nostra pastella. La pastella è molto 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 liquida. Sì. Abbiamo. Quindi anche qui operazione veloce. Pinzetta. Che bella. Cerchiamo di scolare l'eccesso il più possibile, perché non deve essere la pastella, non deve essere panosa, okay, deve essere appunto una semplice copertura. Immagino che la cottura sia brevissima, chef, vero? Sì. Facciamo tre che sono sufficienti. Poi dipende sempre anche dalla grandezza dello sgombro, sì, o se vogliamo realizzare un antipasto o un secondo, dipende da quello che vogliamo andare a realizzare. Praticamente già è cotto, chef, è già tutto pronto. La cosa più lunga da cuocere, sai qual è? La pastella. La pastella, perché sì, lo sgombro basta proprio un attimo. Era un po' che non mi rifacevi un fritto, chef. Da Natale. Una delle tue passioni. Da Natale. Sì, esatto. Eccoci qua. Oh, che bello.
bistecche. Qui abbiamo tutto, tutto cotto, tutto pronto. Quindi possiamo impiattare, chef, lasciati aiutare, lasciati aiutare. Eccoci qua, spostiamo gli sgombri, l'olio spento. Possiamo impiattare? Possiamo impiattare. Allora, abbiamo necessario un piatto fondo, sì, che dove andiamo a mettere la nostra crema di patate, che c'è una parte dolce e una parte morbida da inzuppo, come si dice, sì, come si fa con le patatine con la maionese, sì, o col ketchup. Noi facciamo con le patate, abbiamo la crema di patate, ecco qua, sulla base del piatto. Non usiamo oli né niente, perché quando c'è un fritto non, okay, non assolutamente non si aggiunge olio. Bella foglia croccante. Bella. Si è rotta purtroppo che è croccante, penso un po'. Eccoci qua, la andiamo a mettere alla base del piatto. Bella davvero. Quanto è bello, chef. Lo sgombro lo posizioniamo sulla borragine. Facciamo una cosa, mettiamocene due. Sì, così, lo mangio io, no, non ti preoccupare. Così uno vi faccio vedere. Ah, esatto, com'è? Come deve essere all'interno. Ah, perfetto. Ma che bella pastella, tutto, chef. Tutto. Wow. La pastella si deve avvolgere sì, lo sgombro, però allo stesso tempo deve essere staccata dallo sgombro. Bello, non deve, chef, essere unica. Ok. Bellissimo. Fatto questo così. Che bello. Stupendo, chef. Wow, questo piatto. Il fiorellino di semplice, borraggine, elegante, ma secondo me è anche gourmet questo piatto, chef. Complimenti. Wow. Voilà. Mazza, che bello. A posto. Bravo, chef. Okay. Bellissimo. Può essere un finger, può essere sì, un... Può essere utilizzato in tanti modi, come antipasto, come secondo, anche come aperitivo, come finger food. Veramente potete scegliere voi, ma soprattutto è veramente, veramente facile da rifare. Forse l'operazione più difficile è solo la sfilettatura dello sgombro, però con un po' di manualità. Relativamente, dai. Buone manualità. Guardate il video, potete rivedere le nostre puntate su YouTube, perché è facilissimo seguendo i consigli del nostro chef Marco. Grazie, okay, chef. Grazie a voi e ci vediamo alle prossime puntate. A domani. Ciao. Se sappiamo che a fine pasto ci aspetta un dolce, riduciamo un po' carboidrati dal primo, così un po' compensiamo le calorie presenti al pasto.